Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questo era un caso che non mi era mai capitato di trattare prima e penso che sarà veramente uno shock per qualcuno di voi, perché non so se avete mai sentito parlare dell'Università Waseda. Da questa università sono veramente usciti una serie di capi di azienda, presidenti di aziende, sei primi ministri hanno frequentato l'università di Waseda ed è veramente un'università per elite. Tuttavia, quella che forse molti di voi non sanno è che in realtà dietro a questo istituto vi è un episodio, o per meglio dire una serie di episodi veramente terrificanti che all'epoca dei fatti, ormai sono passati alcuni anni comunque, è stato veramente un grande shock ed era veramente terribile per le studentesse frequentare questa scuola. Infatti, dozzine di studenti che frequentavano appunto la Waseda facevano parte di un club. Sapete che in tutte le università giapponesi ci sono i club, però questo era un club un po' particolare. Infatti si chiamava Supa Free, ovvero completamente libero, ed era un'organizzazione, se vogliamo, all'interno di questa Waseda, appunto un gruppo di collegiali che praticamente richiedevano di vivere la loro vita in completa libertà e quindi organizzavano regolarmente degli stupri di gruppo, cioè non ci sono altri modi per dirlo, era proprio così. La cosa che è terribile è che sembra che questi episodi avvenissero anche con una certa frequenza, tuttavia dal momento che la maggior parte delle persone non ha mai sporto denuncia, molti non erano a conoscenza del fatto che tali episodi avvenissero tra l'altro all'interno di un istituto così prestigioso. Questo gruppo, appunto questo club Super Free, organizzava queste feste, diciamo, gigantesche, e in cui venivano invitate soprattutto le ragazze più avvenenti. E tra l'altro tutti questi studenti, infatti, che facevano parte di questo club, all'interno del campus distribuivano tutti questi volantini cercando di raggiungere il maggior numero di studentesse femmine appunto attraenti. E tra l'altro non si recavano solamente all'interno dei campus di Waseda, ma anche all'interno dei campus di altre università, magari lì vicine. E magari molte di queste altre ragazze, soprattutto quelle che facevano parte di altri istituti, non erano a conoscenza del fatto che avvenissero questi diciamo spettacoli orribili in questo istituto, e quindi magari accettavano di andare a queste feste, anche perché comunque nell'età delle università magari molte di queste studentesse potevano anche cercare marito, e quindi magari andare in una festa di questi studenti elite era più facile magari trovare un possibile sposo, appunto perché se esci da un'università come Waseda è molto probabile che finirai per avere un ottimo e brillante futuro davanti a te. L'investigatore Ryuichi Daigo ha fatto moltissime ricerche e investigazioni riguardo appunto questo club dello stupro e questa storia, diciamo, fin dal momento in cui è esplosa, perché veramente quando la notizia è trapelata ha veramente scosso l'intera nazione, e mi sorprende come di questa notizia praticamente non se ne è mai parlato al di fuori del Giappone. Cioè per esempio anche una mia amica Sabrina del Giappone a quattro mani è andata, o comunque doveva andare, poi l'ha frequentata a distanza comunque a Waseda, e anche lei non conosceva di questo scandalo. E il che è assurdo, perché è uno scandalo di una portata veramente gigantesca. Immaginatevi una cosa del genere che succede alla Cattolica, cioè farebbe veramente strizzare il naso, ma in qualsiasi università. Però il fatto che si tratti di università così prestigiose, secondo me dà quella carica in più. La cosa che più fa arrabbiare è che queste ragazze, appunto, che erano target di questi uomini, magari venivano da città anche al di fuori di Tokyo, e quindi finivano per credere a tutto quello che gli venivano detto, perché magari non si sarebbero mai aspettati che questi studenti della Waseda avessero queste intenzioni così terribili. E qua diciamo che
sorgono una serie di reperti che possiamo analizzare. Sembra che alcune di queste ragazze sono state drogate all'inizio di queste feste, altre invece hanno detto che invece il loro rapporto che hanno avuto all'interno di questi party rave, come vogliamo chiamarli, fosse consensuale, e ci sono state anche delle ragazze che hanno finito per diventare le fidanzate di alcuni membri di questo club super free. La ABC ha ottenuto comunque dei footage di alcune registrazioni che hanno mostrato che cosa realmente avvenisse all'interno di questi party. Solitamente c'era una donna che era circondata da 20 uomini. Il tutto era perfettamente orchestrato e alcune delle tecniche che venivano usate poi all'interno di queste feste erano simili a quelle che avvenivano magari in alcuni culti o addirittura sette. Questi studenti, sembra, a detta appunto di una di queste ragazze, che fossero estremamente carismatici e pensavano di essere veramente delle vere e proprie divinità. E sembrava proprio che, cioè, si trattasse di una specie di rituale, cioè c'erano tutti questi uomini potenti, perché appunto immaginatevi comunque una studentessa che magari veniva da un'università inferiore, magari anche da una scuola professionale, all'interno di un gruppo di tutti questi maschi, tutti comunque magari che provenivano da buone famiglie, perché comunque anche l'università Waseda è un'università non pubblica, quindi per poterla frequentare è anche molto costoso, quindi la maggior parte di questi studenti, a parte magari chi è riuscito ad avere la borsa di studio, proviene anche da un background potente, quindi già queste ragazze in partenza si sentivano magari più in alto nella società rispetto a magari una ragazza meno benestante. E in più il fatto di essere arrivati in questo istituto e l'essere tutti insieme e trovarsi 20 uomini e una ragazza davanti, capite come dà questo senso di asimmetria tra appunto i due sessi in questa occasione, purtroppo. Inoltre sembra che da questi eventi questi studenti, alcuni di loro, almeno gli organizzatori, riuscissero veramente a guadagnare un altro profitto e veniva distribuito tra i membri un po' a piramide. Vedete anche qua come ritorna questa idea quasi di una setta vera e propria. La persona che era in cima a questa piramide, altri non era che Shinichiro Wada, che sembra che fosse veramente il cervello dietro questa organizzazione che possiamo definire criminale. Sembra che questo Shinichiro reputasse che il suo piano altro non fosse che un vero e proprio sogno divenuto realtà. E il tutto era terrificante da una parte, ma allo stesso tempo estremamente eccitante e soprattutto era una vera e propria realtà. Praticamente come avvenivano questi party? Perché diciamo che c'erano anche vari livelli e anche qui appunto per il discorso della piramide sembra che ci fosse una specie di pre-party che veniva venduto come il vero party in cui praticamente le ragazze rimanevano lì per alcune ore, poi alcune di loro venivano drogate, come vi dicevo, altre venivano convinte poi a entrare in questa altra parte separata di questi eventi e queste feste e per loro riusciranno andare lì era proprio come entrare nella VIP room, diciamo, e questa VIP era nascosta dietro una specie di ristorante e all'interno di questo locale, questo era un secondo locale, si cercava in tutti i modi di far sì che queste ragazze bevessero e si ubriacassero il più possibile. Alcune di loro comunque, come vi dicevo, gli era già stata data una pasticca all'inizio della serata. E in ogni caso in questo ristorante le ragazze venivano anche convinte a giocare ad alcuni, avete presente quei giochi che si fanno e se uno sbaglia finisce per bere sempre di più, il tutto per riuscire a farle ubriacare. Gli veniva somministrata soprattutto della vodka che aveva una cosa come qua c'è scritto, poi non so se la vodka possa avere il 95% di alcol, ma sembra che le bevande che venivano somministrate a queste ragazze avessero una cosa come un tasso alcolico del 95%. Poi qui non lo so, questo è quello che ha detto questo servizio in TV, nella TV dei Ponica. Tra l'altro Wada in una delle sue uscite anche ha detto che la persona che ha inventato questo drink, che appunto era in grado di far diventare queste ragazze come delle amebe, avrebbe dovuto vincere il premio Nobel, cioè capite la pazzia di questo ragazzo. In ogni caso, pian piano che queste ragazze erano sempre più ubriache, sarebbero state poi scelte e condotte nei bagni.
dove i membri di questo club Super Free sarebbero stati in linea uno dietro l'altro e uno alla volta, in fila indiana, appunto, avrebbero poi la povera vittima. Tra l'altro, sembra che queste ragazze venissero anche molto spesso ricattate, cioè venivano fatte loro alcune foto mentre erano praticamente incoscienti, venivano poi mostrate alla ragazza che si trovava costretta a, cioè si trovava costretta, no, in realtà, però molte di loro sceglievano di non dire nulla perché avevano paura che magari queste foto sarebbero diventate di dominio pubblico. E questo è stato proprio il modo, questo modo così subdolo e così veramente meschino di far sì che così tante ragazze accettassero di rimanere in silenzio. Tra l'altro, sembra che tra i membri portanti di questa organizzazione ci fosse un certo Kishimoto, il quale era il vicepresidente ed era colui, vicepresidente insomma di questo club intendiamoci, era colui che riusciva nel modo migliore a calmare queste ragazze e per questo motivo era chiamato Kissy the Bomb Diffuser. In ogni caso, durante tutti questi episodi una cosa come 100 ragazze sono state stupite e 50 erano gli stupratori. Alcuni di questi uomini, tuttavia, hanno detto di aver stuprato solamente uno o due ragazze, non di più. Uno di loro, però, ha confessato di essersene fatte addirittura 15. 14 di questi uomini sono stati portati davanti alla corte distrettuale di Tokyo e uno di loro, che aveva 20 anni, è stato anche lui portato in tribunale per aver aiutato e orchestrato tutti questi stupri, diciamo, di massa. A Toshiyuki Numazaki è stata data la sentenza di 2 anni e 10 mesi in prigione, sentenza alquanto ridicola considerando la gravità delle sue azioni. Tant'è che uno degli avvocati che ha rappresentato appunto le vittime di questi stupri ha detto che la protezione per gli oggetti personali delle persone, se una persona viene derubata di qualcosa o una persona viene rotto qualcosa, sembra che per la legge giapponese sia più importante che proteggere le donne che vengono abusate sessualmente. E secondo appunto questa Kyoko Ogura, tutto ciò è assolutamente assurdo e sono più che d'accordo con lei. A seguito di questo caso, comunque ci sono state un numero veramente crescente di persone, soprattutto donne, ma anche molti uomini, che vogliono che questa legge cambi. E molti di questi, tra l'altro, altri non sono che studenti stessi di Waseda. Piccolo dettaglio, tra l'altro, sui membri che facevano parte di questa organizzazione Super Free, molti di loro tra l'altro studiavano gender study, quindi gli studi di genere. Capite come tutto ciò è assolutamente paradossale, cioè questo intero caso è assolutamente paradossale. Una cosa veramente terribile non è solamente il modo in cui queste belve, perché non possiamo definirle in altro modo, hanno agito, ma anche il modo in cui queste donne venivano, almeno all'epoca, trattate per certi versi, purtroppo in alcune circostanze in Giappone, alcune di loro vengono ancora trattati in questo modo e questa disparità che purtroppo ancora oggi esiste in Giappone e non solo in Giappone. Purtroppo molto spesso ancora l'uomo ha questo ruolo tradizionalmente dominante e le donne purtroppo sono ancora in qualche modo dominate in certi versi. E questo Super Free caso, la cosa che più mi rattrista è che è solamente, diciamo, la punta di un iceberg e di una situazione di disparità che va avanti da troppo tempo. Sembra che, tra l'altro, uno dei problemi, almeno questo è stato detto dalla Asahi TV all'epoca di questo caso, è che l'educazione sessuale giapponese nelle scuole è alquanto limitata e purtroppo la maggior parte delle informazioni adolescenti che queste ragazze riescono ad ottenere su rapporti sessuali, eccetera, lo hanno attraverso magari dei manga hentai piuttosto che dei video, eccetera, eccetera. Forse cosa che succede anche in altri paesi del mondo, però purtroppo questo in qualche modo offusca la loro consapevolezza e contribuisce in qualche modo a generare questa tipologia di crimini. Ogni anno vengono venduti circa 1,5 miliardi di fumetti appunto di questo tipo in Giappone e io non ne faccio una colpa di questi fumetti, ma delle persone che riescono a mettere mano su questi fumetti che non tutte sembra siano maggiorenni o comunque delle persone che
si rendono conto che quello è finzione e quello non deve mai in nessun modo essere riprodotto nella realtà. Super Free è stato fondato come club appunto dell'università nel 1982, quindi solamente 40 anni fa. Wada era uno studente appunto di Waseda prima di essere arrestato, è entrato nell'università di Waseda nel 1994 ed è diventato l'organizzatore di Super Free nel 1995. Nel 2003 il gruppo contava 14 membri. Super Free è stato un club di eventi rave interuniversitari, come vi dicevo, di gran successo, al punto da essere incorporato con 5 filiali a livello nazionale, 30 dipendenti e addirittura un ufficio a Roppongi. Wada è stato arrestato il 9 giugno del 2003 e anche gli altri 13 membri del suo circolo sono stati arrestati per stupro di gruppo. Super Rape è stato definitivamente sciolto il 22 giugno del 2003, quindi veramente soli 19 anni fa, cioè 19 anni fa succedevano delle cose del genere. Wada è stato incriminato per 3 capi d'accusa di stupro. Il 2 novembre del 2004 il tribunale distrettuale di Tokyo lo ha condannato a 14 anni di carcere, una pena relativamente pesante secondo le linee guida giapponesi nel dopoguerra. Sinceramente 14 anni mi sembrano poco per quello che ha fatto. In ogni caso, ditemi voi che cosa ne pensate. Wada ha fatto appello alla sentenza il 2 giugno del 2005, l'alta corte di Tokyo ha però respinto questo suo appello e ha confermato la sentenza appunto originale, e successivamente, dopo un ennesimo appello, anche la corte suprema giapponese ha confermato appunto la condanna. Dopo l'arresto è stato istituito uno statuto per il perseguimento dello stupro di corte nel codice penale giapponese. Nel gennaio del 2006 3 studenti dell'università di Kyoto sono stati arrestati anche loro per stupro di gruppo in base a questo codice penale, perché prima di questo fatto non vi era una vera legge che condannasse questa tipologia di casi, o comunque venivano condannati ma in modo diverso, non esisteva proprio questa categoria, quindi in un certo qual modo questo Wada ha contribuito addirittura a cambiare la legge. Seiichi Ota, ministro del governo giapponese, è stato pesantemente criticato dopo aver rilasciato una dichiarazione sul caso affermando: alcuni stupratori di gruppo sono ancora vigorosi, non è almeno un po' più vicino alla normalità? Cioè, ragazzi, vi rendete conto che un ministro ha detto una frase del genere? Questo il 26 giugno del 2003. In seguito ha riferito che la sua dichiarazione era stata estrapolata dal contesto e che non aveva avuto modo di commentare ulteriormente l'argomento. Possiamo dire paraculo tutti insieme? Io penso proprio di sì, a me sembra veramente difficile riuscire a estrapolare questa frase fuori contesto, cioè una persona che dice ok, ci sono stati questi stupratori, ma non è una cosa normale, sono uomini, a me sembra una cosa veramente terribile da dire in qualsiasi contesto. Secondo un articolo del magazine settimanale Shukan Bunshun, l'allora segretario del gabinetto Yasuo Fukuda avrebbe fatto dei commenti molto controversi durante una discussione ufficiosa con i giornalisti nel giugno del 2003 riguardo alle vittime di stupro da parte dei membri di Super Free. La rivista citava proprio le sue parole, quelle di Fukuda, che adesso vi andrò a leggere. Ci sono delle donne che hanno l'aspetto che sembra dire fatemi, capite che cosa voglio dire? Quelle donne che hanno questo tipo di aspetto sono in difetto perché gli uomini sono delle pantere nere. In risposta Fukuda ha sostenuto che lo stesso Shukan Bunshun aveva distorto i suoi discorsi e commenti, affermando che non aveva mai inteso di difendere gli stupratori, e in seguito ha detto a una commissione parlamentare che lo stupro era un atto criminale atroce. In ogni caso, ragazzi, questo era un caso assolutamente terribile, veramente a me gela il sangue il fatto che ci sia stata l'esistenza di casi del genere. Io non lo so, ragazzi, trovo veramente schifoso le persone che dicono che te lo sei meritata o ho l'aspetto così, quindi è normale, sembra che grido stupido.
sistemi e gli uomini sono delle pantere nere, cioè è veramente irrispettoso sia nei confronti degli uomini che delle donne, trovo veramente schifoso che ci siano persone che la pensano così. Va bene che questo caso è avvenuto 15-20 anni fa, spero che da allora ci siamo evoluti e che non ci siano persone al potere che hanno questa mentalità, perché tutto ciò è veramente schifoso. Io sono davvero curioso di sentire la vostra opinione su questo caso, scrivetemelo qui sotto nei commenti e lasciate un mi piace se avete gradito questo video. Noi ci vediamo al prossimo.